E questo enorme immobile potrebbe essere la punta di diamante del turismo termale nel tallone d'Italia. Il progetto fu approvato dal comune di Santa Cesarea nel 1988, ormai 22 anni fa. E i lavori iniziarono praticamente subito, nel 1989, con un finanziamento di circa 37 miliardi di vecchie lire, con fondi provenienti dalla legge 64 del 1986, la legge per interventi straordinari per il Mezzogiorno, ai quali poi si aggiunsero nel tempo altri 2 miliardi di vecchie lire. Oggi è un mostro incompiuto, un mammoccione, come lo chiamava Giovanni Pellegrino, che tentò di strapparlo alla rovina. Vedremo con quanta ragione e quanta fortuna. Un mammoccione costato l'equivalente di 19 milioni di euro, di cui non si sa che fare. E a pezzi il grande bancone di marmo della reception, che doveva accogliere turisti e curisti. Sono a pezzi i doppi vetri che dovevano rendere efficienti dal punto di vista termico gli ambienti. Cade a pezzi l'ultramoderna sala congressi, un piccolo anfiteatro dotato di circa 250 poltroncine, una vera e propria regia, amplificatori, infrastrutture, addirittura un parquet in legno, oggi ridotto ad una latrina per animali. E crolla a pezzi anche la perla di questo immobile, la piscina pensata per gli ospiti del nuovo centro termale. Una struttura non enorme ma bellissima, con i suoi mosaici, gli spogliatoi annessi, anche qui tutti pronti. E il nuovo centro termale è terreno di scontro, perché nasce 20 anni fa sull'idea del comune di fare concorrenza alle terme di un doppione del polo termale a Santa Cesarea. E infatti fuori onda esce fuori la verità. Quel nuovo centro termale noi non abbiamo bisogno, cioè, come dire, per noi è funzionale soltanto se collegato ad altre situazioni. Sì. Da solo lì, per mettere quattro pazienti, non ce ne frega niente. Chiaro. Ce ne frega invece se incastonato in un discorso più ampio. E la verità non è solo questa, è anche che il comune accarezza ancora quel sogno della concorrenza, del doppione, ma oggi non è possibile senza la concessione per lo sfruttamento delle acque termali, cui il comune rinunciò decenni prima. Solo un errore di valutazione? Obiettivamente, dai, le acque termali sono che dobbiamo dire termali di riportare l'acqua, sono anche là sopra le acque termali, solamente che cosa devo dire, che sono vendute le acque termali per il cambio di Non ti so dire, io purtroppo ero piccolo, non ero amministratore, non mi occupavo di politica, era una cosa del genere. Insomma, qualche necessaria è piccola, insomma. Ma rimarrà una nota, cioè, nel deserto, dove si spendono i soldi. Un'altra cosa. Senza fare niente. Poi,